Ragazzi, qualche settimana fa vi avevo fatto un video nel quale recensivo il Bosch Easy Drill 1200. L'avevo comprato Decathlon, da al Carrefour, e l'avevo pagato 79 € e spiccioli. Normalmente si trova attorno ai 110-115 €, quindi avevo anche fatto un buon acquisto, considerato anche che c'erano due batterie incluse. Poi che è successo? Facendo nuovamente la spesa, non da Decathlon al Carrefour, passo un'altra volta per lo stesso reparto e mi ritrovo quello che mi sembrava lo stesso prodotto, lo stesso Trapano Easy Drill 1200, con un altro confezionamento, che per appunto era questo qui. L'avevo comprato in una scatola, nella sua scatola di plastica della Bosch, verde. E me lo ritrovo qui in una scatola di cartone con vari accessori inclusi. L'occhio ovviamente mi cade innanzitutto sul discorso della batteria, che come ben sapete vado ogni volta attenzionando in particolar modo, che qui è indicato come 10,8 volt, mentre l'Easy Drill 1200 veniva indicato come con una batteria da 12 volt. Entrambe di 1,5 A. E soprattutto l'occhio mi cade sul fatto che costa nettamente meno di quello che avevo a casa. Questo qui costa 75 €. Data un'occhiata più specifica alle caratteristiche, alla fine mi rendo conto che è lo stesso identico prodotto. Quindi, se uno non è scemo, che fa? E rientra magari ancora nei termini del reso, ho restituito l'altro, quello che avevo pagato 79 € con due batterie, e mi sono preso questo qui che ugualmente arriva con due batterie, ma in più ha un pacchetto di accessori interessanti, perché sono alcuni bit, un cacciavite e delle brugole, eccetera, che ora vedremo. Unica differenza che il vecchio che avevo riportava la batteria da 12 volt e il nuovo da 10,8, ma come vi ho poi fatto vedere anche in un altro video, la batteria in realtà è una 10,8, quindi non c'è assolutamente nessuna differenza. Ora andiamo a rompere i sigilli e vediamo un attimino nello specifico come si presenta il clone del Bosch venduto come PSR Easy LI2, che poi è Easy Drill 1200. Allora, probabilmente questo nome lo prende proprio dal fatto che viene venduto in un pacchetto accessori. La domanda che mi faccio in questo momento, dove mi occorre qualcosa per tagliare, vabbè, utilizziamo questa pinza. L'unica domanda che mi faccio in questo momento, ecco, già a risposta, mi domandavo se ci fosse anche la valigetta inclusa che poteva giustificare magari una diminuzione di prezzo. No, la valigetta è qui, nella scatoletta di cartone. Come vedete all'interno c'è tutta questa imbastitura e dentro si trova anche l'accessorio che veniva descritto nella scatola esteriore di cartone. Allora, prima di tutto voglio vedere gli accessori. Togliamo di mezzo l'ingombrante scatola di cartone, togliamo anche il resto dell'imbastitura degli accessori e vediamo cos'è questo qua. Allora, sigilli, sigillini, un poco dovunque. Andiamo sempre a rimuovere. Mi aiuto con la spatolina, la fedele spatolina della stampante 3D, visto che non la uso più per scollare i pezzi, almeno la uso come strumento multifunzione. Ecco qua, qua c'è una scatoletta, la scatoletta esterna che descrive il prodotto, indica il numero di bit, le caratteristiche, quindi a croce, piatto, esagonale e Torx. È un kit abbastanza fornito, 38 pezzi marcati Bosch. E qui c'è il nostro stuccino,
verde Bosch, di buona qualità devo dire, esteriormente al tatto si presenta molto molto bene, un'ottima cerniera, ecco, la cerniera fluidissima, anche questo è indice di qualità. E qui nel nostro astuccio che veramente sì, si presenta molto molto bene, ci sono tutti i bit del caso, marcato Bosch, brandizzato, ci sono quattro chiavi a brugola, un adattatore, questo non mi fa impazzire perché è cromato, ma comunque farà ovviamente il suo lavoro, un manico cacciavite con rotazione invertibile, questo è un manico manuale ovviamente, gommato e plasticato, la parte gommata per avere un miglior grip. Questo cos'è? Perché si smonta? Qua c'è una ghiera che di cui al momento non so dirvi. Vabbè, questa è la ghiera che praticamente permette poi di aprire tutto il meccanismo di direzionabilità del manico destra e sinistra, o così, o fisso nel centro. Questo è il selettore, vedete? E poi qua ci sono tutti i bit, chiavi a bussola, vedete? Dalla numero, allora, questa è la numero 13 alla numero, vabbè, leggiamolo qua nella confezione perché sennò insomma. C'è la 5, la 6, la 7, la 8, la 10, la 11 e la 13. Quindi un buon assortimento di chiavi a bussola, incluso l'adattatore poi per i bit. Le brugole sono la 3, la 4, la 5 e la 6, quindi quelle maggiormente usate, si può dire, o perlomeno da me maggiormente usate. C'è anche, cos'è questa? Una pila, sembra. Ora scopriremo che cos'è questo, un oggetto strano e curioso. E poi i bit, vedete, sono raccolti nell'astuccio e di dietro hanno il velcro, quindi ogni volta hanno il loro velcro che li rende, li attacca all'astuccetto, molto molto carino. Ecco, questo è Bosch. Fanno veramente dei prodotti interessanti e soprattutto curati, non sono cose fatte con un'approssimazione degna di altre marche da supermercato. L'assortimento, vabbè, vedete, i bit non bastano mai, non bastano mai e c'è bisogno sempre del bit che non possiedi. In realtà questo è un kit base ed è sicuramente apprezzabile che te lo diano con un trapano avvitatore che, come abbiamo visto nel precedente video, non ha una grandissima potenza perché, così come dichiarato qui dietro, si tratta di 20 Nm. Però vi ho fatto vedere, vi ho dimostrato che con una segattazza smisuratamente grande comunque riesce in ciò in un lavoro per il quale in realtà non è progettato, quindi è comunque un buon avvitatore. Ecco, cerchiamo di scoprire cos'è questo. Ah, sì, è una pila in alluminio, la batteria non è inclusa, sembra. Qui c'era, ah, infatti, la batteria non è inclusa, vedete? C'è scritto. Scusate, urto la telecamera proprio per non inclusa. Perlomeno questi signori, quando qualcosa non è incluso, te lo scrivono, non è che ti prendono per i fondelli. Quindi la batteria ce la devo mettere io. Assolutamente corretto. È una piccola pila con un LED di non troppe pretese. Qua dietro c'è l'interruttore. Non è niente di eccezionale, ma qualcosina comunque di utile e apprezzabile. Quindi andiamo a mettere a posto, molto carino questo kit di accessori. Quello che mi piace di più in realtà, vedete, è questa cerniera fluida. Molte volte la cerniera, io
Il punto non è che sia fluida ed è un pregio. Il problema è che molte volte la cerniera si blocca e per sbloccarla uno preso dalla stanchezza, dalla fretta, da altre cose, la forza e la rompe. Questa scorrendo fluidamente, chiaramente è meno soggetta a rotture occasionali. Sono 38 pezzi. Buoni. E allora, andiamo a vedere invece l'oggetto del nostro acquisto, il reale oggetto del nostro acquisto, che è questo PSR Easy LI2, che io chiamerei anche Easy Drill 1200. Allora, andiamo ad aprire i sigilli della nostra valigetta verde. Voilà. Uno e due. Ora, la domanda nasce spontanea: perché uno esce con questo nome e il precedente acquisto usciva come Easy Drill? Beh, esattamente non so rispondervi. Posso ipotizzare che per motivi puramente commerciali, per motivi di diffusione del prodotto, questo essendo dato con un pacchetto di accessori l'abbiano voluto chiamare in quest'altro modo. L'altro, essendo puramente il trapano abitatore con le due batterie e il caricabatterie, l'hanno lanciato come Easy Drill 1200. Vediamo un po', la valigetta è identica, il posizionamento all'interno di tutto quello che è il trapano avvitatore è identico, c'è anche il bit che anche nell'altro compariva. Batterie, è la stessa. La batteria poi è un tipo di batteria che nella linea Bosch da 10,8 o 12 volt che sia è intercambiabile con tutti quanti gli altri utensili della stessa linea. Ci sono seghe, ci sono avvitatori, ci sono levigatrici, un po' tutto. Descritto anche qua, quello che posso vedere più o meno c'è qualche seghetto, qualche levigatrice, forse c'è anche una pila, beh, un po' di cosine. Batteria al litio, cerchiamo di vedere qualcosina in più. Niente, anche nel libretto di istruzioni lo descrive come PSR Easy. Stesso caricabatterie. In realtà la dicitura qui è diversa, infatti questo esce come PSR Easy. Ora il selettore destra e sinistra è posto sul centro, quindi il grilletto è assolutamente bloccato. Se lo metto da una parte, tutto da un lato, sicuramente funzionerà. E infatti grilletto ben progressivo, qua c'è l'indicatore di direzione destra e sinistra, il LED per illuminare la zona di lavoro, bellissimo questo grilletto assolutamente, il trapano avvitatore dà un'ottima sensazione di robustezza, di solidità, non ci sono parti che ballano o anche al tatto, non ci sono fusioni mal realizzate, è assolutamente è ben levigato, veramente. Per estrarre la batteria si pigia qui e qui, dalla parte opposta, si pigia e si tira fuori. Ce la faccio? Ok, non necessito dell'ovetto sbattuto per darmi forza la mattina. Questa è la batteria che nel video precedente sempre ho smontato proprio tramite queste alette. Che trovate qui, 1 e 2, si smonta la batteria. Scommettiamo che dentro ci sono delle Sanyo, batterie Sanyo rosse. Vediamo un po'. Questo ve lo faccio in diretta, questo. Ok. Faccio un pochino di attenzione prima di far finire questa recensione nel sangue.
Ormai sono anche esperto, direi, però la cautela è da applicarsi sempre e comunque. Ecco, c'era un piccolo collante al di sotto del piedino, quindi facciamo leva, ragazzi, ce la faccio, ora ce la faccio. Ecco i tre elementi della batteria, che sono infatti con questo adesivo sottostante. Per estrarlo, come ho fatto l'altra volta, ne faccio, ecco. Ho perso la scommessa, la batteria ha degli elementi che sono diversi. Vediamo di capire che marca sono. La marca qui non è riportata. Quindi, ecco, la batteria è diversa. Evidentemente, essendo hanno descritto questo trapano avvitatore con un'altra serie, probabilmente qualche differenza. Forse nella data di realizzazione LGDAHB 31865 P204 G223 AP131. Ve le faccio vedere casomai qualcuno volesse togliersi il piacere di andare a vedere esattamente che tipo di batteria è. Vedete? Questo è quello che vi posso far vedere. Del resto ho fatto una apertura senza tagli, senza non programmata, diciamo. Ma sostanzialmente la struttura è uguale, identica. Sono le classiche celle da 18650. Ora andiamo a riapprezzare le qualità, le caratteristiche di questo trapano avvitatore. Come dicevo, corpo pesante, massiccio, molto ben regolabile, due velocità. Allora, mi volevo soffermare un attimo sul discorso delle velocità regolabili. Qui sopra, vedete, c'è un selettore 1 e 2. Ora, a basse velocità il selettore è cambiabile. Certo è che se vado al massimo della 1 e voglio cambiare velocità, si sentirà sicuramente un brutto rumore meccanico. Vedete? La velocità la cambia, però il trapano non ringrazia. Questo perché? Perché il selettore, come qualcuno già mi ha domandato, è un selettore meccanico. Su questi trapani Bosch non si tratta di non abbiamo un dimmer che seleziona la velocità semplicemente cambiando la tensione che arriva al motore. Abbiamo un selettore meccanico che agisce con una forchettina su degli ingranaggi, andandolo a cambiare chiaramente il rapporto, un pochino come avviene negli ingranaggi della bicicletta, dove c'è la catena che da un ingranaggio passa a uno più grande o più piccolo. Qui dentro è lo stesso, chiaramente con un'altra geometria, ma sostanzialmente il vantaggio di avere uno scambiatore meccanico di velocità non è nel fatto che lo facciamo quando il trapano è in movimento, è nel fatto più che altro che la potenza reale del trapano avvitatore non cambia indipendentemente dalla velocità 1 o 2. Chiaramente, se abbiamo necessità di una coppia maggiore, di una potenza maggiore a un numero minore di giri, questo è sicuramente un grande vantaggio, cosa che con un dimmer non abbiamo, perché il dimmer solitamente sfrutta, cioè il trapano che possiede un dimmer è progettato il più delle volte per avere le massime prestazioni a velocità piena, quindi alla massima tensione che lo strumento elettronico può dare al motore, e una prestazione scarsa, poca potenza, ha un numero di giri basso perché il dimmer per l'appunto è regolato per dare poca tensione a questo motore, e quindi questo motore avrà anche una coppia
coppia, una forza alquanto limitata. Infatti, se prendete un comunissimo trapano avvitatore a 220 e lo mettete alla velocità minima, avrete molta facilità nel poter bloccare il mandrino con la mano stessa, anche se andate a velocità minima. Ovviamente lo farete con un guanto. Poi, che altro possiamo dire? Ecco, il discorso del prezzo. Vi dicevo, io l'altro trapano l'ho pagato 79 € e c'era praticamente soltanto il trapano avvitatore, le due batterie e il caricabatterie. E nel discorso era escluso completamente il set di accessori dei 38 pezzi. Cosa può essere accaduto? Perché a questo punto dobbiamo anche fare delle ipotesi. Certezze non ce ne darà nessuno, ma delle ipotesi sì che sono fattibili. Allora, l'altro che avevo acquistato, l'Easy Drill 1200, aveva un prezzo al Carrefour di 79 € e spiccioli. Normalmente lo si incontra anche su Amazon attorno ai 110-112 €. Questo mi è costato, così correlato, meno 75 €, quindi 4 € in meno circa. E perché c'è questa differenza di prezzo? Io sono portato a credere che questa differenza di prezzo, visto che abbiamo scoperto che le celle delle batterie sono diverse, pur avendo comunque la stessa tensione di uscita che sia nell'Easy Drill sia in questo è realmente di 10,8 volt, vi dicevo, sono portato a pensare che sia un discorso di fine serie, ovvero può essere che questo utensile che ho in questo momento appartenga a una serie precedente e quindi sia una rimanenza di magazzino. Perché dico questo? Perché se do un'occhiata qui, ecco, ne ho una mezza conferma. Dico mezza perché sempre, ripeto, sono ipotesi. Vi faccio vedere. Allora, anzi, forse è meglio se ve lo faccio vedere così, poi a monitor magari. Vedete qua c'è la data. La data è il 2016, 10-2016. Allora, quasi sicuramente questa è una rimanenza di magazzino, che il codice di prezzo è rimasto 75 €, quindi un prezzo dell'ottobre 2016, cioè dei primi mesi del 2017, diciamo, e a distanza di 2 anni lo stesso prodotto, lo stesso utensile ha subito innanzitutto un cambio di nome, perché questo era il PSR e l'altro l'Easy Drill, ha subito un cambio di dicitura nella batteria, perché questa viene riportata come 1,8 volt da 1,5 ampere contro l'attuale che riporta 12 volt e 1,5 ampere. Cioè, purtroppo anche Bosch è caduta nella disonestà, che purtroppo non è una disonestà legale, capite? È una disonestà di mancanza di chiarezza nei confronti del consumatore. Cioè, visto che ci giocano molti produttori, venditori, chiamateli come volete, di utensili, Bosch per restare al passo con gli altri ha detto: beh, se questa scorrettezza la compiono tutti perché c'è un vuoto legislativo che non ci impone di chiarire esattamente il discorso del voltaggio, lo facciamo anche noi. E quindi si sono inventati un clone del PSR Easy, lo hanno chiamato Easy Drill 1200 e gli hanno messo 12 volt in maniera molto molto sfacciata e devo dire purtroppo anche abbastanza ridicola. Una cosa abbastanza deprecabile, insomma. Per il resto, niente. Io mi trovo lo stesso prodotto a un prezzo inferiore con una serie di accessori di tutto rispetto. Questi veramente mi sembrano molto buoni. Dall'altro canto c'è il rovescio della medaglia, cosiddetto. In realtà io mi trovo, siamo a maggio 2019, mi ritrovo
un utensile che ha già 2 anni e mezzo di vita, seppur sicuramente è stato conservato nuovo dentro un magazzino, dentro la sua confezione, come avete visto, ho rimosso io stesso i sigilli, ma le batterie sono batterie che sono state prodotte 2 anni e mezzo fa. E pur non essendo state mai utilizzate, hanno sicuramente un decadimento. Decadimento che si misura in questi casi in termini di numeri di cariche e scariche, ma anche in termini di stazionamento del prodotto anche non usato. Stazionamento magari non è la parola corretta, magari dovrei dire, che so, quando si parla di radioattività si parla realmente di decadimento radioattivo. Qui abbiamo un prodotto che magari è invecchiato, si è andato deteriorando nonostante un non utilizzo. Al momento funziona, chiaro è che bisognerebbe confrontarlo in tutte le sue caratteristiche e prestazioni con una batteria prodotta, diciamo, ieri e vedere a distanza di 2 anni e mezzo la stessa batteria come si comporta, se ha la stessa durata e le stesse prestazioni. Quindi magari io questo upgrade di prodotto, se da una parte ho guadagnato gli accessori, forse dall'altra parte ho perso qualcosina in termini di longevità, in termini di batteria. Ora mi andrò a leggere per bene il libretto di libretto utente per scoprire se la batteria innanzitutto è coperta da garanzia. Solitamente purtroppo no. Le batterie godono di un trattamento un pochino particolare sulle garanzie. A questo punto valuterò nuovamente se sia il caso di porre le mie rimostranze al Carrefour e effettuare un nuovo reso, perché mi hanno realmente venduto un prodotto che già non è più in essere, insomma un prodotto vecchio del 2016, fine 2016, quando oggi siamo insomma maggio 2019. Questo è da valutare. Fatelo anche voi e comunque tenete gli occhi aperti, perché per il discorso data di produzione, a parte sul trasformatore dove proprio è stampato molte volte, lo potete trovare anche al di sotto del trasformatore e molto spesso, anzi sempre, all'interno dello chassis delle conchiglie che compongono i gusci dei vostri elettroutensili. Se avete la pazienza o la necessità, o anche per una questione di dubbio, io l'ho fatto tante volte, ho smontato tante volte i miei elettroutensili. Quando andate ad aprire le due conchiglie che compongono i vari elettroutensili, vi trovate stampato proprio per la stessa fusione della parte verde, così come qui trovate, vedete, questa stampa presso fusa, ve l'evidenzio, vedete, all'interno trovate anche un cerchietto piccolino, saranno 1,5 cm, forse 2 cm di diametro, dove c'è una freccia che indica uno dei settori di questo circolo. Ogni settore va da 1 a 12, indica i mesi dell'anno, e nel mezzo c'è l'anno esatto di realizzazione di fusione delle conchiglie. Quindi già da quello potreste avere un'idea del periodo di produzione, non dico del giorno, ma del periodo sì, quindi il lotto eccetera, potreste risalire, cosa che a volte nelle etichette è falsata, perché magari viene etichettato successivamente eccetera. Quindi state in campana, valutate bene gli acquisti, tenete gli occhi aperti, perché sì, tra 79 senza accessori e 75 con accessori, stesso allestimento eccetera, la cosa è interessante, però magari insomma si pensa di fare un confronto tra 1 chilo di ferro e 1 chilo di paglia, pensando che pesino uguale, insomma ci può essere qualche inghippo nascosto, ok? Bene amici, con questo è tutto, spero di esservi stato utile, di avervi
evidenziato qualcosina che a volte non si va ad attenzionare, mi invito a effettuare la iscrizione al canale, cliccare sulla campanella e poi ci beccheremo nei video successivi. Ok? Ciao e alla prossima. Un abbraccio.